Grazie allora a tutti quanti, grazie dell'occasione, grazie dell'onore, del piacere di avere un maestro, di avere, come stavo pensando, mi sentite? No. Due testimoni e una guida. I testimoni di questo incontro che ha un titolo parecchio impegnativo perché, scusate, sono abituata ad avere il collarino e quindi non riesco a gestire il microfono che devo tenere io. Il titolo, dicevo, è molto impegnativo, no? Iran e Persia tra passato e presente. Istintivamente, per quel poco che sappiamo, così, per una media cultura e per i giornali e per la cronaca che seguiamo, ci sembra di poter dire che il passato è glorioso e forse anche da noi poco conosciuto o dimenticato. Il presente invece ci pare oscuro e comunque vivo e fremente di libertà, di giustizia, di vitalità che sono la base della cultura. E quindi con la possibilità di innervare e di cambiare la storia di questo presente. D'altronde, avendo potuto conoscere in altra occasione il maestro Bahrami, mi ricordava come una storia di 8.000 anni non può essere cristallizzata attraverso l'immagine di pochi secoli, ed è per questo che qui abbiamo un docente di storia e di letteratura, non so se dire persiano o iraniana, persiana, però è un traduttore sia dal persiano classico che dal neopersiano, e quindi ci dovrà spiegare la differenza tra cultura persiana e cultura iraniana. Il dialogo a tre voci è, credo, per dare voce a chi voce non ha, voce che abbiamo ascoltato grazie anche a Pegamo Shirpur da una grande platea quest'anno, per chi ha seguito il Festival di Sanremo. Insomma, lei si è spesa insieme a Drusilla Foer per gridare la libertà e la forza di alcune donne per cui abbiamo pianto, per cui siamo stati frementi, no? Penso alla morte e al sacrificio di Mahsa Amini e di tante altre ragazze. Il maestro Ramin Bahrami probabilmente lo conoscete, è un pianista di fama, è il più grande divulgatore al mondo di Sebastian Bach. I suoi CD, che tra l'altro potete poi trovare in vendita all'uscita, hanno scalato le classifiche, perché ci sono anche classifiche di musica classica. Il Corriere della Sera, per dire, gli ha dedicato una collana, ecco, tanto per spiegare. E ha scritto anche dei libri e ha avuto la grazia e l'intelligenza di scrivere libri per bambini, per spiegare come la musica non è soltanto fine a se stessa, ma apre la mente e il cuore, e quindi è propugnatrice di libertà. E lui è testimone, ambasciatore nel mondo per la libertà di una terra che ha dovuto lasciare dopo vicende drammatiche della sua famiglia, e quindi esule dalla sua patria e freme comunque per la sua patria, perché la sente sua e vorrebbe vederla rinnovata e cambiata. Pegamo Shirpur è un attivista di diritti umani e digitali, e le chiedo subito che cosa vuol dire, soprattutto per chi ha qualche anno in più. Credo che si tratti di lavorare molto sui social per dare voce a chi non ce l'ha e per far conoscere realtà che di solito sono trascurate. Buonasera a tutte e tutti, e grazie mille per l'invito, e soprattutto grazie per che si continua a parlare dell'Iran, perché purtroppo appunto non se ne parla più. E, io di base lavoro in un team di corporate responsibility di una multinazionale, e parallelamente porto avanti la divulgazione, l'attivismo sui diritti umani digitali, e che non solo lavoro sui social ma anche sui media tradizionali, infatti scrivo anche per La Repubblica, e quindi dove trovo spazio lo occupo volentieri.
e proprio perché appunto dell'Iran non si era mai parlato come se ne parla da settembre del 2022, ed è importante ricordare ogni cosa che succede. Notizia di qualche ora fa, il rapper Thomas Soleil, che era stato scarcerato su cauzione, su pagamento di cauzione, insomma è stato riarrestato, ecco, perché lui, i suoi testi sono stati tutti diretti, tutti che raccontavano sia chi era il carnefice, chi è tuttora il carnefice e chi ovviamente sono le vittime, e quindi è stato, probabilmente verrà punito almeno per non so quanto altro tempo. E l'attivismo è sostanzialmente attivare nelle persone la consapevolezza di quello che non hanno idea di cosa sta accadendo, quindi i diritti umani. E, insomma, conosciamo tutti i diritti fondamentali, ma per cui insomma rientrano anche i diritti digitali. Ecco, Pegà è italiana in realtà, cioè è nata in Iran, ma vive in Italia. Vi conoscevate, maestro Bahrami? Di fam. Ora, lei ha una storia biografica multiculturale che si muove per ragioni familiari tra Turchia, Russia e poi per vicende personali sue tra Italia, dove ha studiato musica, e Germania. È Iran, ovviamente. E in Germania ha deciso di mettere su casa, forse perché respira lì l'aria di Bach. No. Ho recuperato quel quarto di... Bisogna prendere il microfono. Grazie. E intanto è un piacere veramente essere con queste belle persone qui al Conservatorio, al Tempio della Musica Classica, insieme a lei. Vorrei ringraziare il Festival del Classico che dedica, la direttrice Löwenthal, che dedicano questo appuntamento all'antica Persia, all'Iran, oggi. Ed è bello parlare di questa nazione che ha creato l'armonia, il dialogo e la bellezza, perché in un certo senso noi spesso qui in Occidente dimentichiamo che i persiani sono gli avi degli europei. Questa è la nazione indoeuropea per eccellenza, per cui la mia lingua è parente del sanscrito, del tedesco, dell'inglese, ed è molto bello. Noi spesso oggi abbiamo paura del diverso senza sapere che siamo tutti più o meno la stessa cosa. Senta, maestro, manca il dialogo. Lei sa, quando un mese prima che morisse il maestro Claudio Abbado, l'ho incontrato all'Accademia Filarmonica di Bologna, il maestro guardò il proprio orecchio destro e mi disse: il problema è l'ascolto. Io, essendo un musicista, soprattutto penso all'ascolto che oggi manca. Non sappiamo più ascoltarci, parliamo uno sopra l'altro. È qui che nascono poi i problemi. Senta, maestro, in che senso Bach insegna la libertà? Lei questo mi disse un giorno. Guardi, Bach insegna la libertà perché fa musica apolitica, ageografica e universale. Un po' come l'antica cultura persiana, di cui poi faremo dire qualcosa al nostro iranista qui presente, che ha 6.000-7.000 anni di storia, di armonia. L'Islam è entrata in questa antichissima nazione neanche da 2000 anni, per cui cosa sono 2000 anni in una nazione che ha vanta 7000 anni di storia quasi, no? Stefano Pellò, che è docente di lingua e letteratura persiana all'Università Ca' Foscari di Venezia, è un traduttore premiato tra l'altro al Ministero della Cultura come traduttore dell'anno, l'anno scorso se non erro, è traduttore dal neopersiano e dal persiano classico. Ha ragione il maestro Bahrami a dire che la Persia è la patria dell'armonia. In che senso? E poi dopo ci dica da quando è che lo chiamiamo Iran, non tanto da un punto di vista cronologico, ma che differenza c'è tra queste due denominazioni?
Partirei dal intanto naturalmente ringrazio anch'io e saluto tutta la platea. Il nome Iran in verità è un nome antichissimo ed è proprio un genitivo plurale della lingua avestica, vuol dire degli Airia, che sono una popolazione travisata poi da certa, diciamo così, filologia militante novecentesca come ariani, ma sono di fatto una popolazione indoeuropea, una suddivisione etnica centrasiatica, direi così, Airia Namvaegio, cioè lo spazio degli Airia, quindi Iran vuol dire degli Airia, ed è un nome antichissimo. In persiano Persia si dice Iran, no? Il nome con cui noi ci riferiamo allo Stato, non soltanto all'odierna Repubblica Islamica dell'Iran, ma in generale allo spazio culturale linguistico persiano. Noi in persiano si dice appunto Iran. Persia, e qua ci sono dei classicisti che potrebbero spiegarlo anche meglio di me, Persia è il nome di una regione dell'Iran, che è la cosiddetta Perside, no? Quella che noi chiamiamo Persia, la Persia storica, è una regione sud-occidentale, che però Persineddo, che poi è, essendo la culla degli imperatori Achemenidi, il luogo di origine degli imperatori Achemenidi, gli Achemenidi sono dei persiani, Parsai, che sono, da questo si estende il nome Persia a tutto il resto, diciamo, dell'Iran Shahr, come si dice in persiano, dello spazio dell'Iran. Però in verità i due termini dunque sono entrambi antichissimi. La questione, diciamo, noi lo chiamiamo Iran, lo chiamiamo Persia, è un'altra cosa, diciamo, quella riguarda fatti di diplomazia internazionale. Nel 1935 lo Shah Reza Pahlavi dichiara, così come ha fatto tra l'altro recentemente, dicevo prima, il professor Canfora, diciamo similmente a quello che è successo con il presidente turco Erdogan, che ha diciamo imposto alla diplomazia internazionale di chiamare la Turchia in inglese Turchie in turco e non Turkey, per evitare l'assonanza con il tacchino. Questo è un dato storico. La Persia è stata lo Shah Reza Pahlavi ha imposto, diciamo così, che a livello di comunicazione ufficiale, per evocare il passato preislamico, diciamo l'impero persiano, l'Iran venisse chiamato Persia. Il nome Iran di fatto è semplicemente il termine persiano con cui noi ci riferiamo al paese nella sua totalità. Però questo, diciamo, è un dato, diciamo, secondario dal punto di vista di quello che discutiamo questa sera. Quello che mi sembra più importante, poi passerò la parola naturalmente a chi la vorrà o dovrà prendere, l'elemento centrale, mi pare, rispetto a quanto diceva il maestro Bahrami, è riuscire a capire in che relazione c'è tra quello che noi oggi, quello che chiamiamo, quello che si chiama Islam, ma che Islam è semplicemente il nome di un insieme di fenomeni culturali vastissimi, e la Persia o Iran, che dir si voglia. Ed è qua che secondo me si gioca la partita più importante. Non è la cultura persiana di età islamica, cioè dalla conquista araba in poi, dal VII secolo d.C. in poi, ha prodotto evidentemente meraviglie culturali. La poesia di Shamsuddin Muhammad Hafez, di Maulana Rumi, di Khayyam e di tantissimi altri autori, miniature, opere d'arte di ogni genere, architettura e così via. Ecco, non si deve, e non lo facciamo, non dobbiamo farlo, non solo identificare la storia persiana, la storia dell'Iran con questo ultimo millennio e mezzo, ma anche questo ultimo millennio e mezzo non va identificato con questi ultimi vent'anni o trent'anni o quarant'anni. Ma anche questi ultimi quarant'anni andrebbero analizzati da un punto di vista politico in maniera molto precisa, perché anche questi ultimi quarant'anni hanno tanti aspetti complessi. Quindi in questo senso io direi che, se c'è qualcosa che per chiudere questa risposta al maestro Bahrami, Iran è certamente un luogo dell'armonia, perché è una grande potenza culturale, su questo non c'è alcun dubbio, lo è da molti millenni,
E lo è anche oggi, nonostante tutto, nonostante la Repubblica Islamica, nonostante un regime che è stato superato in intelligenza dal suo popolo. Questo è l'elemento, secondo me, fondamentale. Quindi più che questa sera non esprimerò giudizi di carattere politico, perlomeno non in termini troppo dettagliati, però posso dire che l'esperienza di ormai 23 anni, 24, forse di più, dal 96, no, di più, molti anni, quasi 30 anni di frequentazione dell'Iran, mi hanno insegnato a leggere un paese contemporaneo, vivente, molto più articolato di quello che noi possiamo immaginare da qui. È molto interessante quello che lei dice, cioè è un paese a livello di popolo, di gente, di cultura, quindi più avanti del regime che lo opprime. È la vostra esperienza anche, maestro Bahrami e Pegah, perché qui a noi arriva poco, qui ci arriva la morte, qui ci arriva la violenza e l'orrore e donne sacrificate, violate e negate soprattutto. Ci siamo tagliati qualche ciocca di capelli per un po' di tempo per queste ragazze, solo, ecco. E poi l'oblio, che va avanti da 40 anni, anche se il professor Pelloccia ha detto che questi 40 anni non sono stati tutti uguali, ma noi probabilmente abbiamo guardato da altre parti. Per noi oggi, in maniera superficiale, riduttiva, tutto quello che volete, ma per me l'Iran oggi è uno dei paesi che potremmo probabilmente male, ma definire stato canaglia, che ha a che fare con la Russia e quindi con la guerra in Ucraina e quindi con Hamas e con Israele. Ecco, cosa ci raccontate di quello che arriva a voi dalla vostra gente? Sì, l'Iran è un paese che storicamente, a livello proprio geografico, si trova, è la cerniera tra l'Occidente e l'Oriente, quindi è stato da sempre, non so, voluta e bramata da tutti e tuttora, insomma, per i grandi giacimenti che ha, che l'Europa ne ha un disperato bisogno. Però, questa rivoluzione, donna, vita, libertà, come insomma viene chiamato questo meraviglioso slogan curdo, in realtà sta anche portando avanti questa rivendicazione, questa rivoluzione identitaria, perché l'Iran non è un paese arabo, non è un paese islamico, ha una sua identità fortissima e nonostante l'invasione degli arabi non sono riusciti a sostituire la lingua, non sono riusciti neanche a eliminare quello che era la bellezza, la ricchezza della letteratura e cultura iraniana. E quindi quello che noi abbiamo oggi è proprio grazie a quella resistenza che esiste da sempre, quindi anche i mongoli non sono riusciti a sostituire nulla, se no ogni popolo che arrivava trovava una popolazione con una grande cultura e quindi imparava. È la stessa cosa che penso che sia successa nel 79, nonostante Khomeini ha portato, è stato diciamo visto come l'unico leader che poteva in quel momento far scegliere diciamo al popolo tra la monarchia è una repubblica, che poi è diventata Repubblica Islamica dopo, però sì, effettivamente era quel momento di grande disordine, ma non bisogna dimenticare che era un momento voluto. Negli anni 70 sappiamo che, questo ce lo dice la storia, che ci sono stati continui attacchi, colpi di Stato, soprattutto qualcuno sostenuto anche dagli Stati Uniti e dalla Francia, eccetera, perché nel frattempo l'Iran aveva nazionalizzato il petrolio, quindi quello che non andava bene più all'allora colleghi o amici. E questo ha portato a tutto un disordine interno, ma anche il clero sciita non era contento delle attività che stava facendo, della forte occidentalizzazione a cui stava portando lo Shah il paese, quindi c'era sempre un certo ceto che stava bene, l'altro no, ma è stato un disordine sull'altro che poi ha portato alla confusione totale
e poi all'approvazione che poi non è stata neanche voluta, perché nel momento in cui Khomeini si è insediato, ha dato origine, diciamo, vita alla Repubblica Islamica, al Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, eccetera, eccetera, anche lì donne e uomini hanno iniziato a manifestare contro, però non ce l'hanno fatta, non ce l'hanno fatta perché la repressione era molto molto forte, era qualcosa a cui evidentemente forse non erano neanche abituati, e soprattutto poi è iniziata la guerra Iran-Iraq, che ha portato ovviamente a silenzio totale poi di quello che doveva essere la vera rivoluzione, liberazione da Khomeini. Quindi Khomeini ha usato anche in qualche modo questi 8 anni di guerra nel mettersi più comodo e portare ancora meglio avanti tutto il suo piano. Ti fermo un attimo, perché c'è un'intersezione di storia personale nella storia che tu hai giustamente riassunto, vero maestro Bahrami? La sua percezione, il suo modo di guardare questa realtà anche per vicende personali, questo pezzo di storia è diversa. Esatto. Guardi, sì, è una storia che penso riguardi. Io intanto vorrei ringraziare il professore iranista nostro Pello e la nostra Pega, veramente mi trovo d'accordo con entrambi, perché i persiani, essendo un popolo che ha un grande gusto, anche quando hanno fatto le moschee, hanno fatto le più belle moschee del mondo. Per cui paradossalmente si può dire che le moschee più belle, che sono una piccola parte di questa civiltà iranica, rispetto appunto agli 8.000 anni di cui parlavamo, sono molto più belle, a mio avviso, a Isfahan, che è imparentata con Firenze. Ecco, questo la prego, vada avanti. Questo volentieri, guardami, è un volano magnifico. Le moschee persiane intanto sono appunto la prova, se vuoi, no? Una degli elementi visivi più riconoscibili, più evidenti a tutti. Chiunque vada in Iran verrà travolto dalla bellezza della piazza dello Shah di Isfahan, eccetera. E hanno anche un tratto specifico che si collega bene a quanto dicevamo prima. L'Iran si islamizza, è un paese islamico, lo è stato, oggi è in un momento di transizione anche culturale di un certo rilievo, ma comunque l'Iran ha senz'altro visto la propria popolazione convertirsi nel corso di pochi secoli all'Islam, una maggioranza, eccetera. È un paese musulmano, che però, ripeto, ha creato, se vogliamo, nei secoli della classicità, ha dato vita proprio al fenomeno culturale dell'Islam come grande fenomeno di cosmopolitismo. La grande filosofia islamica, pensiamo ad Avicenna, Avicenna è un persiano che scrive in arabo, perché l'arabo è la lingua della filosofia in quel momento, scrive anche in persiano, come l'inglese, come il latino, forse meglio, io ecco, più che l'inglese preferirei chiamarlo un latino o forse un greco ellenistico, ma certamente, no? È un caso evidente a tutti, ma sono tantissimi, da Al-Farabi a tantissimi, i nomi sono infiniti. Dunque l'Iran si è appropriato di un fenomeno culturale nascente, Islam, che è un fenomeno informe inizialmente, e gli ha contribuito in maniera sostanziale a dare vita all'Islam come fenomeno di cultura cosmopolita, inclusivo, molto vasto. Primo. In secondo, sì, prego. No. Allora mi spiega come siamo arrivati all'oggi? Beh, come giudicare la civiltà cristiana a partire da un fenomeno storico della guerra dei 30 anni. Sto cercando di capire, perché io quando parlavo prima con il maestro Bahrami della sua storia personale pensavo alla storia di suo padre, insomma, no? Sì. Cioè, c'è stata una cesura violenta e forte. Oggi le ragazze di cui si occupa Pegà sono costrette all'Islam, non è la loro religione. Attenzione, io vorrei fare mi tocca fare il professore. L'Islam è un fenomeno, c'è un equivoco intorno all'Islam. L'Islam è il nome che noi diamo a un fenomeno storico
che ha preso nel corso della sua storia, appunto, una infinità di forme possibili, dal kharigismo iniziale, che è una forma di puritanesimo, allo sciismo, all'ismailismo, a tantissime altre forme e varietà, che nel corso della storia islamica, della storia della civiltà islamica, hanno prodotto, appunto, le moschee di Isfahan, Avicenna, la poesia di Hafez, la grande cultura ottomana, uscendo dalla Persia ma rimanendo in uno spazio profondamente persianizzato, la grande cultura inclusiva dell'impero ottomano, eccetera, eccetera. Tutto questo fa parte della civiltà islamica. Anche Nasser in Egitto è un prodotto della civiltà islamica. Anche, capite, questo per me è fondamentale, perché dobbiamo distinguere la storia recente degli ultimi 40 anni, forse naturalmente anche prima, gli anni 70 in Iran, da un fenomeno storico che è in sé una delle tante forme che ha preso l'iranismo. L'iranismo nell'Islam, l'iranismo come fenomeno culturale, che supera, che travalica l'Islam come religione, ma crea l'Islam come civiltà, capite? Quindi l'Iran è un grande produttore, no, di cultura, che va giudicata, come diceva prima il professor Canfora, iuxta propria principio. Ma pensate al grande regista, non so, Abbas Kiarostami, lo conoscete? Kiarostami, ecco, no? Kiarostami, come si dice in persiano. Kiarostami ha vissuto tutta la sua vita artistica, tranne i primissimi anni, sotto la Repubblica Islamica dell'Iran, e ha prodotto dei film meravigliosi, riuscendo a sorpassare la censura. Sì, riuscendo a sorpassare la censura, ma questo, certo, ma non è che lui è un prodotto della Repubblica Islamica, no? Ma è riuscito a fare film nonostante la Repubblica Islamica. Questo voglio dire, l'Iran resta un grande paese, non è che... Sì, prego. No, no, prima... Una grande difficoltà, sì. Sì, sì. Sì. No, dicevo, con grande difficoltà, perché appunto la Repubblica Islamica ha subito... ha iniziato ovviamente a attaccare le donne nel togliere il diritto all'aborto, togliere il diritto, cioè la donna vale la metà dell'uomo davanti alla legge, questo è un dato di fatto, la testimonianza di una donna vale la metà. Il diritto all'aborto in Iran, cioè, non è mai stato tolto. Vabbè, ma non si trovano pillole antiabortive, non si trovano, perché il regime le ha tolte praticamente dal mercato, e tra l'altro è anche difficile trovarli. Assolutamente, ma questo comunque non è, sono 44 anni che donne e uomini combattono per avere un pezzo di libertà. Mia madre era stata arrestata, stavamo per andare, io, mia madre e mio fratello, dai Gasht Ershad, che sono questa polizia morale, e loro praticamente avevano preso mia madre per il suo smalto rosso. Oggi però ovviamente non è così, cioè le donne si sono così tanto diciamo fatte strada, che alle università molto spesso troviamo la quota azzurra. Le donne diciamo portano il velo, come, ma non ovunque, però c'è anche da dire questo, nelle città, a Teheran, e quindi dove ovviamente non portano il velo, per esempio adesso, in segno di disobbedienza, portano le scarpe aperte, si mettono lo smalto, si truccano, cioè non hanno, diciamo, non c'è più quella, quegli arresti che magari, con quelle scuse che portavano prima le donne nella sessione rieducativa o nel ricevere frustate o magari pagare una multa, oggi magari è diverso. Però oggi che cosa si fa? Si avvelenano le ragazze dentro la scuola, o nelle università, come abbiamo visto, e tra l'altro non è mai stato trovato il colpevole, i colpevoli, ma chissà perché. E poi dall'altro lato invece abbiamo visto che ogni volta che la guida suprema Khamenei diceva qualcosa, il suo desiderio poi veniva, non so, esaudito da qualcun altro. E quindi queste sono tutte azioni che in realtà donne iraniane lo sanno da sempre le donne vengono picchiate, vengono stuprate, cioè non è una cosa di adesso. E settembre 2022 è successo qualcosa di straordinario, la pentola a pressione praticamente è scoppiata, le donne non riescono più a sopportare, donne e uomini, perché c'è anche da dire questo, donne, la rivoluzione e la disobbedienza funziona perché donne e uomini sono insieme, cioè disobbediscono tutti insieme,
Se oggi un commerciante presta servizio di qualsiasi tipo a una donna senza velo, gli viene chiuso il negozio. Invece si continua a portare avanti questa disobbedienza perché anche il velo, quella è un'imposizione su cui si è basato praticamente la Repubblica Islamica Iraniana, ma che non ha nessun fondamento né religioso e né altro, è solo puro ideologico, che è un modo per controllare le donne. È molto difficile tenere insieme la cronaca presente, che ovviamente ci interessa, è parte del suo lavoro. Però l'Iran è il paese delle contraddizioni. La storia, la storia della civiltà, la storia della cultura, e quando parliamo anche di cultura islamica non possiamo ridurla a questi ultimi anni. Il dato di fatto però è che l'impegno di Bahrami e di Pegah sono volti a questo tempo. Volevo solo poi fare... Sì, però siccome sono abituato, ahimè, a fare lunghi discorsi, le lezioni durano 2 ore all'università e quindi... No, è un naturalmente scherzo, certamente, però io vorrei provare a chiarire un punto che è fondamentale. In fondo anche Pegah lo sta dicendo, lo ha detto anche il maestro Bahrami, io ho provato a dirlo prima. Repubblica Islamica dell'Iran è una forma di governo, un regime che si chiama Jomhuriye Islami, Repubblica Islamica, e che però ha una forma di governo che non è determinata da una essenza che esiste da qualche parte chiamata Islam. In questo è il senso, ecco. L'Islam è un fenomeno storico, complesso, vario, e in Iran ha dato forme culturali di vario genere, di ogni tipo, dall'islamo-marxismo di Adi Shariati alla filosofia di Mullah Sadro alla filosofia di Vicenza. Questo è un errore, proprio un errore, un banale errore, identificare l'Islam con la Repubblica Islamica dell'Iran. Sarebbe come dire il cristianesimo con il fenomeno dell'inquisizione cinquecentesca, ma non importa, possiamo anche stare qua da noi. Il tema, secondo me, fondamentale è che l'Iran oggi sta vivendo una profondissima crisi generazionale innanzitutto. Io ho cominciato a frequentare l'Iran nel 96 e è cambiato tutto, è proprio cambiato tutto. Quindi le nuove generazioni hanno davvero, e io credo che siamo di fronte più che ancora che a una rivoluzione di carattere politico, a una vera e propria, questa sì è una cesura culturale. L'Iran sta cambiando radicalmente. C'è un recupero di identità antiche, a volte immaginate, a volte reali, non importa, però l'Iran è effettivamente in un momento di cambiamento profondo. Grazie. Io credo che non soltanto l'Iran sta cambiando in peggio, purtroppo il mondo sta cambiando. Allora, noi chiaramente da persiani stasera parliamo delle sorelle iraniane che hanno da combattere contro un regime. Qui in Occidente le ragazze vengono uccise purtroppo dai loro fidanzati, come è accaduto a Giulia Cecchettin. Per cui io credo che il problema sia un problema culturale, e la violenza di questi uomini nei confronti delle donne sia qui che là. Ma in Persia è ancora più grave per una semplice ragione, perché in questo paese, che è il paese di mille e una notte, che sono paragonabili in musica alle variazioni Goldberg del sommo Platone della musica Johann Sebastian Bach, che sono questo ciclo di un'aria e 30 variazioni che per fortuna non dovrebbero far dormire. In questo paese, comunque prometto che non eseguirò le Goldberg stasera, che durano 90 minuti, anche perché non abbiamo abbastanza pubblico. Ecco. Ma al di là di questo, il problema è che in Persia noi avevamo, quando i romani ancora non andavano in giro, che non sapevano come riscaldarsi, noi avevamo donne re. Per cui mi indigna sapere che nel mio paese, dove le donne comandavano tutto, oggi queste ragazze, queste sorelle, vengono uccise
perché magari non portano il velo come lo vuole una nazione che non accettano in tutto. Questi ragazzi sostanzialmente, come tutti i ragazzi italiani, nigeriani, giapponesi, chiedono una sola cosa: la normalità, poter abbracciarsi, poter cantare, poter vivere. Il problema nasce da un problema culturale, perché oramai siamo verso il baratro, perché stiamo per sostituire l'intelligenza umana con quella artificiale. E il problema è questo: Dio denaro, Dio intelligenza artificiale. Mi perdoni maestro, io credo che il problema per quanto riguarda la sua terra e il suo paese non sia il Dio denaro, ma la concezione di Dio che viene raccontata. Mi dispiace, la devo contraddire, perché è un paese molto importante economicamente, soprattutto per l'Occidente, per la Madame von der Leyen, perché io sono anche cittadino tedesco, e la Madame von der Leyen purtroppo ha parlato 2 giorni dell'Iran, parla di tutt'altro, ma dell'Iran nessuno vuole parlare. D'accordo, perché è pericolosissimo, dai, è evidente. Adesso mi pare piuttosto chiaro. L'Iran è un paese che ha delle risorse che noi tutti sappiamo essere tra le più importanti a livello mondiale. È un paese che ha una ricchezza in materie prime anche agricole infinite. Io non faccio questo lavoro, mi è strano per me parlare alla caracciolo, ma lo farò nella misura in cui è necessario prendere atto di questo, perché se noi restiamo appunto sul livello del discorso del modo di concepire Dio, l'Iran concepisce Dio in una maniera peraltro meravigliosamente complessa. All'interno, il problema dell'Iran è questo: oggi c'è un paese che ha una crisi economica enorme, che è anche dovuta a un posizionamento internazionale che non è, diciamo così, sostenuto dalle potenze che contano, diciamo così, ma anche ha un problema di ricambio di classe politica interna. L'Iran ha una classe politica gerontocratica effettivamente inetta, incapace. La Repubblica Islamica come forma di governo oggi è del tutto incapace di leggere i cambiamenti che all'interno della sua società stanno avvenendo. Primo. In secondo luogo, l'Iran ha, come altri paesi della regione, oggi una differenza interna tra le condizioni culturali e sociali delle campagne e le condizioni culturali e sociali delle grandi città, che è enorme, e questo porta a delle contraddizioni interne fortissime. La questione femminile, di cui io non mi sono mai occupato e non mi permetto di occuparmi in presenza di Pegò, eccetera, però la questione femminile, posso dire, è certamente uno, forse il fenomeno più evidente di una serie di tanti altri, più evidente, più doloroso, di una serie di tanti altri fenomeni che non sono soltanto, no, limitati a questo. Pensiamo al fatto che in Iran ci sono dei problemi di carattere politico che sono evidenti. Essere comunista in Iran non è possibile, essere Baha'i in Iran non è possibile. Ci sono dei problemi di carattere politico che vanno letti nella loro complessità e non, ripeto, proiettati su una nostra idea veramente orientalista di Islam, di decapitazioni, eccetera. Per favore, questo no, perché se no riduciamo tutto. Però ci sono. Ci sono, ma non, ci sono anche altrove, e non è un dato che determina la natura della cultura persiana. No, ma non stiamo parlando di cultura. Qui obiettivamente è difficile muoversi sul piano politico, sul piano culturale. Io voglio capire, Pegò, se questa rivoluzione di cui tu parlavi è in atto, cosa manca perché esploda e rovesci un regime? Obiettivamente, mi spiace, cioè con tutte le capisco, sì, fatto è un regime che fascista. Quando mi parli di polizia morale, io per questo dicevo un'idea di Dio imposta, probabilmente non creduta, ma se mi parli di polizia morale, che cosa devo, no? Non ci stiamo capendo, prego. Io sto cercando di fare un discorso storico e invece lei continua a ripetere un, diciamo così, un dato di carattere
Ma io con i testimoni mi sto, diciamo così, capendo perfettamente. Allora, continuerò a ripetere perché è il mio lavoro. Se vogliamo capire la situazione politica, culturale dell'Iran contemporaneo, è necessario, ahimè, prendere atto di una serie di fenomeni che lo riguardano nella sua complessità, sia internazionale sia interna. Cioè capire come è fatta la società iraniana, capire da dove vengono gli elementi di ideologia politica che hanno portato alla Repubblica Islamica, capire in che modo questi stanno oggi cambiando e quali sono le tendenze interne al paese e soprattutto i rapporti che il paese ha al momento con il resto del mondo. Naturalmente questo la mia personale posizione di sostegno, di vicinanza. Io frequento l'Iran da moltissimi anni e conosco tante persone attiviste di ogni tipo, quindi non ho certamente bisogno di portare delle credenziali di sostegno a posizioni politiche anche più radicali di quelle di cui parliamo quest'oggi. Però è fondamentale per noi non far prevalere, almeno da parte mia che sono uno studioso, non far prevalere una posizione di carattere personale, emotivo, giustissima, ma che però non è sufficiente né utile a interpretare che cosa sia oggi la cultura iraniana, persiana, che voglio chiedersi voglio. Ecco. Vorrei portare un esempio. I Basigi, che sono un corpo paramilitare volontario, insomma, sono tra i più spietati, insomma, la loro formazione corrisponde a quella dell'ISIS, sono uguali, hanno delle scuole in cui vengono formate sia Basigi donne che Basigi uomini, e gli viene inculcato in testa appunto che il nemico, non so, il grande diavolo, il piccolo diavolo, e poi che bisogna ovviamente picchiare le donne che sono senza velo, insomma, che non rispettano la morale. Ecco, per esempio, queste persone, non lo so, cioè in nome di non si sa cosa, insomma, quale ideologia, però secondo loro, ovviamente, siccome interpretano l'Islam, picchiano le persone e poi pensano che con una preghiera possono avere il posto in paradiso. E questo, cioè, è un sistematico, però ecco, abbiamo il corpo dei Basigi, che sono tanti, sono persone molto spesso anche molto ignoranti, che magari appunto sono di facile manipolazione. E poi abbiamo appunto il corpo dei guardiani della rivoluzione, che loro sono i bracci della guida suprema, perché rispondono direttamente a lui e nessun altro, e possono, insomma, sono liberi di fare qualsiasi cosa. Cioè non è una polizia normale, è una polizia totalmente inventata da Khomeini, che lungimirante lui effettivamente, che prima o poi qualcuno avrebbe messo in discussione questa macchina, e questa macchina sta avendo delle scosse. E noi abbiamo visto un po' nel 2009 che c'è stato anche il Movimento Verde, in cui i ragazzi ci hanno creduto, sono andati a votare perché volevano effettivamente un cambiamento, però poi non c'è stato, perché ovviamente i brogli elettorali esistono ovunque, esistevano ovunque, ma adesso sempre meno, però in Iran esistono ancora. Da lì, insomma, c'è stato la completa anche disinteresse dell'andare a votare, eccetera. Poi c'è stato un altro momento nel 2015 dove magari i riformisti, insomma, si pensava che anche dal punto di vista politico hanno detto: ok, noi ci abbiamo questi, cosa dobbiamo fare per conviverci? Cerchiamo il meno peggio. È un po' quello che succede anche in Italia, noi votiamo sempre il meno peggio, diciamoci la verità, non è che votiamo sempre con un obiettivo ben chiaro. E quindi si è sempre continuato a sperare che qualcuno potesse essere differente, però bene o male le persone che circolano, che girano intorno alla macchina della Repubblica Islamica, sono tutti dalla stessa origine, quindi non ci sarà mai un cambiamento, a meno che
non si taglia tutto. E quello che vogliono fare oggi è tagliare tutto, ma che non riescono. Non riescono perché? Perché il regime è sempre più forte. A distanza di un anno noi abbiamo visto la differenza solo di Mahsa Jinamini, che portava male il velo, e poi Armita Giravan, che è stata praticamente era senza velo. Cioè è cambiato solo questo, che le donne continuano a non portare il velo perché vogliono disobbedire, perché in qualche modo devono portare avanti la loro voce, perché non ce l'hanno in nessun modo. Qualsiasi giornalista possa anche solo per mettersi di scrivere qualcosa, spariscono gli artisti, spariscono i giornalisti. Cioè la Repubblica Islamica fa questo, fa sparire le persone e non ne parla neanche. Sì. E cerca di nascondere in qualsiasi modo quello che fa, e ce la fa, e glielo permettono anche. Questa è la cosa bella. C'è stato dato il visto a Raisi per la seconda volta per andare a parlare alle Nazioni Unite, dove ha alzato il Corano, una persona che alle sue spalle ha centinaia e migliaia di condanne a morte. Cioè il suo curriculum è qualcosa di pazzesco. Cioè i veri dittatori, ecco, cioè, insomma, se noi andassimo ad analizzare, insomma, i dittatori anche che abbiamo avuto nella storia, hanno tantissimo in comune. E poi arriviamo ad oggi a continuare a vedere anche una certa credibilità che ha l'Iran, soprattutto, come si è detto prima, anche nella guerra Hamas-Israele. Certo, perché i tentacoli di Khomeini arrivano ovunque. In questi 44 anni loro hanno costruito una fitta e fortissima alleanza con altre dittature, con i paesi limitrofi, ma anche con la Cina, la Russia, Venezuela. Sono paesi che li sostengono e vengono sostenuti. E questo è un altro fatto gravissimo. È ancora più grave, soprattutto dopo il 1 gennaio, l'Iran e il famoso nemico storico Arabia Saudita entreranno entrambi con altri 3 nei paesi BRICS. Tutto questo dovrebbe BRICS mettere in pericolo e in allerta l'intero mondo. Cioè noi stiamo andando verso qualcosa che non sappiamo, dove l'Unione Europea non c'è. E le Nazioni Unite hanno detto: però mi raccomando, abbiate una certa attenzione verso i diritti umani, ai peggio dittatori del mondo. Allora, io condivido assolutamente. Purtroppo queste sparizioni esistono da troppi anni, perché mio nonno è stato il maggiore archeologo persiano, aveva lavorato per la famiglia imperiale, mio padre aveva avuto soltanto la colpa di avere ideato le scuole moderne per lo Shah Reza Pahlavi. Questo è bastato perché un giorno arrivassero le guardie islamiche e lo portassero via. E quando io da un anno ero a Milano a studiare al Conservatorio Giuseppe Verdi, un giorno è arrivata una telefonata del mio fratello maggiore che appena ha detto ciao, ho detto non c'è bisogno che vai avanti. Avevo capito che mio padre purtroppo non c'era più. Perché veramente ci sono queste forme di sparizione. Sono cose terribili. E poi in un'altra telefonata è stato detto a mio fratello, se lo volete vedere, è sepolto in quella stradina lì. Come un oggetto, no? Oggetto di violenza. Io penso che la violenza a cui noi esseri umani qua, là, stiamo andando sempre più incontro, sia un problema molto grave, perché abbiamo perso tutto ciò che esiste di buono. Giustamente, tutto ciò che ci può indicare una strada, come la religione, come la cultura, come la bellezza, come le opere di Khayyam, come diceva il professore, le opere di Hafez, o Dante, o Michelangelo, o Bach. Abbiamo perso, io continuo a pensare, siccome non sono una persona politica, non sono un soldato, non sono un militare, ma sono una persona che prova a lottare ancora in un momento così triste, buio,
come quello in cui stiamo vivendo, dove stiamo tornando dei bruti a tutti gli strati, parlo, stiamo tornando indietro, credendo di andare sempre più avanti. Allora, io penso, appunto, da piccolo soldato delle notte, che il problema sia quello di rieducare questi assassini. E purtroppo, come diceva la nostra Pegà, c'è una mancanza voluta da parte dell'Occidente, che ha deciso di chiudere non solo un occhio, 2, 3, 4, 5, e sono ancora una volta d'accordo col professore, perché purtroppo l'Iran è una nazione molto importante, credo, anche dal punto di vista di scambi economici. Un'ultima cosa soltanto. Un'ultima cosa, perché poi ci volevo chiedere a tutte e tre, comunque ha una positività che esprime sempre il maestro Baramini. Lei, professor Pellò, faceva leva su una storia, su una cultura che comunque è viva ancora adesso, foriera di un sacco di bellezza e di vivacità, e Pegà ci crede e lo dimostra e lo dice sempre, che c'è qualcosa in atto che prima o poi verrà fuori. Su che cosa si basa la vostra speranza, che non può essere ovviamente basata sulla nostra attenzione né sull'aiuto dell'organizzazione internazionali? Parto io. Allora, sicuramente ho le rivoluzioni hanno bisogno di tempo. L'Iran è appena un anno, quindi ha bisogno di tempo, così come anche nel per arrivare al 79 erano gli anni 50 che iniziavano, insomma, ad avere degli squilibri. Quindi non ci saranno più evidentemente quel lasso di tempo così ampio, dato che anche l'Italia ci ha messo comunque 8 anni a ricostruirsi dopo la caduta del fascismo. E ecco, il nostro fascismo anche cadrà prima o poi, e sicuramente c'è bisogno di tempo, c'è bisogno anche più consapevolezza, penso, da parte anche dei paesi che invece riconoscono il regime della Repubblica Islamica. I social sono fondamentali, perché sono la testimonianza di quello che accade ogni giorno, quindi quello che il regime nasconde viene poi dimostrato sui social, ed è importante poi la nostra presenza sulla condivisione delle storie di queste persone, per non farle morire, o cercare comunque di rispondere alle varie call to action che servono proprio per attivare anche una certa consapevolezza. Noi in questo anno abbiamo fatto tantissimo, effettivamente. Siamo andati a bussare a ogni parlamentare, europarlamentare, a dire di adottare un prigioniero politico, che poi non è servito a nulla, ma o quasi, insomma. Però sono state tutte azioni. Abbiamo intasato la casella, le varie caselle di posta dei vari ministeri, proprio per far capire che anche l'Italia deve fare qualcosa, l'Italia ha il dovere di fare qualcosa. Al Consiglio europeo è ancora ferma con la risoluzione per mettere nella lista dei terroristi guardiani della rivoluzione islamica. Quella risoluzione deve passare, è passata al Parlamento europeo, deve passare anche al Consiglio europeo, invece è fermo da novembre. L'Iran è stata fatta fuori dalla Commissione sullo status delle donne delle Nazioni Unite, ma poi ha presidiato il Social Forum che si è tenuto a Ginevra nei primi mesi di questo novembre. E questo è novembre, e tra l'altro è l'anniversario dei 1500 morti che sono stati causati a seguito semplicemente delle rivolte, perché il governo aveva aumentato il prezzo della benzina. Quindi non è solo velo, non è solo, assolutamente no, è proprio libertà. Si vogliono liberare da questo regime, perché è un regime che soffoca, è un regime tra l'altro che non dà voce soprattutto anche alle minoranze, perché è profondamente razzista. Io mi scuso.
scuso per i tempi che sono davvero troppo ridotti, sì. Abbiate pazienza, ma vogliamo anche ascoltare il maestro suonare. Prego. Non volevo lasciare la parola. Sì. Ma io mi unisco naturalmente alle speranze con un'aggiunta, ed è la seguente: l'Iran si sta studiando, cioè mai come ora, almeno nella mia esperienza di studioso che frequenta la Persia, mai come ora vedo un'attenzione da parte del popolo persiano, degli iraniani, su se stessi, nella riscoperta di una storia lunghissima che ha prodotto una evidente massa di fenomeni culturali preziosi. Ecco, in questo c'è un elemento di speranza, cioè una specie di rivoluzione cosciente, da un lato. Dall'altro, anche una speranza è che vedo negli iraniani anche una giusta e intelligente sfiducia nei confronti dell'Occidente. Cioè, se a un certo punto si era sperato forse che l'Occidente salvatore potesse portare questa meravigliosa democrazia e magnifiche sorti e progressive in Iran, oggi qualche dubbio c'è, anche perché insomma il modello sta cominciando a mostrare le sue, diciamo, fragilità, e quindi l'Iran sta cercando di trovare dei modelli alternativi propri, cioè interni. Quindi un cambiamento anche abbastanza, che è una rivoluzione doppia, no? Da un lato interna, ma anche verso l'esterno. E penso che questo sia un elemento di un certo interesse, e anche perché l'Iran è un vero e proprio laboratorio politico al momento. Ci sono delle avanguardie politiche in Iran inimmaginabili, perché naturalmente la censura, la pressione. Io faccio un esempio personale: io ho tradotto il più grande poeta persiano lirico, Shamsuddin Hafez, prima per una piccola casa editrice, poi per Einaudi, e questo libro ha avuto una certa diffusione. Non ho mai ricevuto attenzione da parte degli enti diplomatici persiani, e mi sono chiesto sempre perché, e ho scoperto che il motivo era perché io avevo tradotto con il genere maschile l'oggetto d'amore di queste poesie. In persiano, come nella poesia ellenistica, spesso l'oggetto d'amore è un giovane molto bello, maschile, di sesso maschile, e questo non piaceva, diciamo così, ad alcuni censori del regime. Questo è appunto un'esperienza personale che mostra anche una profonda inettitudine da parte di una classe dirigente, ed è questo il vero problema. Pegò ha detto una cosa molto giusta. Negli anni, io quando ho studiato in Iran il primo anno mio da studente di persiano, era il 98, gli anni in cui c'erano i primi movimenti di sostegno per l'allora presidente Khatami, e i giovani, i miei coetanei di allora, i ventenni di allora, sostenevano Khatami perché pensavano di poterlo cambiare dall'interno il sistema. In questo, mostrando quello che tentavo di dire prima, che la rivoluzione islamica è un fenomeno complesso che ha portato con sé un profondo cambiamento sociale, che per un certo periodo è stato anche creduto da molti. Capisce? In questo senso, oggi invece, è proprio come dice Pegò, la sfiducia è assoluta, e quindi probabilmente il cambiamento è inevitabile. Maestro, lei è anche un uomo di profonda spiritualità, e quindi una positività di sguardo verso la realtà tutta e verso l'uomo, a prescindere dalle sue nefandezze. Io sono uno dei pochi persiani cristiani e ne vado molto fiero di questo. Ovviamente, e poi non dimentichiamo che i Re Magi vengono dalla Persia, per cui adesso siamo quasi in tema. Tra un po' arriva, dicevo al professor Campora, che ci onora della sua presenza oggi a pranzo, che ieri alle 3 di notte ho quasi come un miracolo notturno, ho scoperto Incarnatus Est dalla messa in Mi bemolle maggiore di Schubert, diretta meravigliosamente, magistralmente, da Claudio Abbado e la sua ultima creatura, l'orchestra Mozart. Per cui la bellezza, sono sicuro, la bellezza di questi giovani iraniani, a cui io stasera dedicherò una melodia persiana che si chiama Golesangam, che Pegah sicuramente conosce molto bene. È una melodia molto popolare
di una bellezza molto semplice, ma un pezzo che era il mio pezzo preferito a 3 anni, ecco. Poi, ecco, cosa vuol dire Golesangam? Mio fiore di pietra. L'auspicio è che da tutte le pietre, quelle in Persia ma nel mondo, possano sgorgare tanti fiori liberi di bellezza. Grazie. Credo che il maestro voglia ritirarsi un attimo, adesso gli liberiamo la sala perché possa suonare liberamente. Ringrazio Pegà, ringrazio il professor Pellò e il maestro Barami, ma lo risentiremo tra breve. Naturalmente col suo Bach, ma non solo, perché mi ha detto che si può anche tradire Bach. Anzi, ho detto sì, una volta sono andato dal maestro Riccardo Chailly, col quale dovevamo registrare tutti i concerti di Bach a Lipsia, e gli ho detto: maestro, oggi mi sento male perché ieri ho suonato il 466 di Mozart. E il maestro mi ha guardato, ha detto: è un bel tradimento. Ok. Thank you.